Entro qualche giorno si potrà avere una stima precisa dei danni alla montagna veneta. Ad annunciarlo il governatore Luca Zaia, commissario per l'emergenza, nel presentare al Consiglio regionale la manovra di bilancio. Quanti danni abbiamo avuto? Noi calcoliamo che siano in settimana, li renderemo noti, che siano abbondantemente sopra il miliardo di euro. Abbiamo una fascia interessata di circa 100.000 ettari, che non è una roba da poco, dei quali vi posso già dare un dato verosimilmente buono, 28.000/30.000 sono rasi a suolo. Data la vastità dell'area interessata, non è stato semplice realizzare una mappatura esatta di tutte le zone colpite, che ha richiesto particolari condizioni meteo per ottenere delle immagini sufficientemente nitide dai satelliti. Abbiamo fatto questa foto e oggi sappiamo dove sono queste aree di schianto, sappiamo dove sono le briglie che sono saltate, dove sono le frane, per avere un quadro generale per poter fare una stima entro il 10 di dicembre. La richiesta di introdurre un addizionale IRPEF regionale per sostenere la montagna, avanzata dall'opposizione, è stata respinta dalla Giunta. Noi tasse non ne mettiamo, daremo una mano al bellunese, cercheremo di recuperare la situazione, ma pensare di chiedere di applicare tasse ai veneti in questa fase decisamente no. Queste cose si fanno quando non ce la fai più, ma per ora ce la faremo e ce la facciamo. Il Fondo di Solidarietà istituito dalla Regione a sostegno dell'emergenza ha raggiunto nelle scorse ore i 2 milioni di euro di donazioni, una generosità che il governatore definisce commovente. Altra voce pesante del bilancio regionale, che ammonta in totale 17 miliardi di euro, 9 dei quali destinati alla sanità, è quella che riguarda la pedemontana veneta. Il primo tratto della nuova superstrada, annuncia Zaia, sarà inaugurato a giorni. Qualcuno potrebbe dire, ma lo stai dicendo da un mese, perché non lo apri? Semplicemente perché, come accade in Italia, allora c'è il concessionario che ha un programma, un software per l'esezione dei pedaggi che si rifà a un programma francese. L'ISCAT ne ha un'altra e questi non parla tra di loro. Io ho detto che sono stanco di aspettare, per cui se non me l'aprono con il software che dialoga, tirino sulle sbarre, intanto la faremo gratuita e lo facciamo pagare al concessionario a questo punto il pedaggio, perché è impossibile pensare di lasciare 7 km, 8, 10, quelli che sono, di una strada che è già pronta da mesi, e io direi che è il caso di aprirla.